Ed ora la pagina sportiva. La cestistica Benevento prepara l'ultima sfida di campionato per consolidare il primato in ottica playoff. Vediamo il servizio. Una stagione davvero positiva per la cestistica Benevento, ci viene da dire, oltre ogni più rosea aspettativa. I ragazzi di Cocciani Chiarico, archiviata la vittoria di Portici, si preparano all'ultima sfida del campionato che si disputerà a Benevento contro la Felix Napoli. Sarà una sfida ricca di insidie, ma fondamentale per gli stregoni, i quali hanno comunque la possibilità di chiudere con il primato in classifica il campionato, dopodiché saranno solo playoff con una ghiotta possibilità di poter centrare la promozione. Vero, una grande stagione da parte della cestistica che comunque ha dovuto fare i conti anche con la sfortuna, non ultimo ad esempio l'infortunio di un pilastro come Adrian Forrei, che è uscito malconcio dalla trasferta di Portici, infortunio rimediato nell'ultimo minuto di gioco. Il ragazzo ne avrà ancora per circa 30 giorni e quindi salterà molto probabilmente almeno la prima fase dei playoff. Ascoltiamo cosa ha detto ai nostri microfoni il coach Anne Chiarico ed anche il top scorer di questo campionato, Vincenzo Cavalluzzo. Insomma, vogliamo parlare prima di tutto di questa importante partita fuori casa, una vittoria insomma che consolida un primato lì a Portici, partita difficile ma sulla quale la cestistica Benevento ha fatto comunque prevalere la maggiore qualità comunque dei suoi ragazzi. Sì, è stata una bella partita, come ce ne è capitate diverse per la verità, contro un'ottima squadra formata da tanti elementi giovani, però noi venivamo da un buon periodo, stiamo giocando bene e stiamo cercando di mantenere fino alla fine questo primato che obiettivamente non era nelle previsioni, quindi i ragazzi hanno dato tutto, veramente tutto, per portare a casa questi due punti che quantomeno hanno blindato uno dei primi due posti importanti. Poi vedremo che cosa succederà domenica. A proposito di questo, manca, se vogliamo, l'ultimo passo. La testa certamente adesso va un po' a quelli che saranno i playoff, che sono comunque un obiettivo importantissimo, però non bisogna fare passi falsi perché d'altro canto c'è la compagine come la Felix Napoli che comunque ha un obiettivo da raggiungere, vale a dire il miglior piazzamento possibile proprio nella bagarre di quelle che saranno i playoff. Sì, sicuramente, per la verità una delle nostre prerogative è stata quella di non sottovalutare mai nessuno e né di rilassarci dopo delle grandi vittorie. Sappiamo che inaspettatamente, come dicevo, stiamo raggiungendo un grandissimo risultato che obiettivamente non era nelle previsioni, quindi lasciarcelo sfuggire domenica sarebbe veramente stupido, ma i ragazzi sono carichi al punto giusto, hanno voglia di confermare e hanno voglia effettivamente di raggiungere questo traguardo contro ogni previsione. Diciamo che l'unico pericolo che abbiamo in questo momento è una serie di infortuni che si sta effettivamente massacrando. Non ultimo quello di domenica, si è fatto male Forrai e probabilmente starà fuori per un mese e questo per noi è una tegola molto grossa. Insomma, ma cercheremo per quanto riguarda domenica di essere più forti anche della mala sorte che obiettivamente in questo momento ci sta perseguitando parecchio. Mi stava parlando di entusiasmo, è questa la prerogativa, la qualità fondamentale di questa squadra oppure qual è l'ingrediente segreto che comunque va a coronare una stagione importantissima? Ma il segreto è sicuramente quello di fare una squadra, se consideriamo Forrai che è un beneventano, diciamo tra virgolette, il segreto è proprio quello di tenere una squadra formata da tutti i beneventani, tutti i ragazzi di Benevento. Erano ragazzi che se non ci fossimo stati noi probabilmente avrebbero smesso di giocare a pallacanestro. Certamente una stagione da incorniciare, siete primi in classifica, manca soltanto l'ultimo passo in quella che può essere comunque una partita ricca di insidie. Sì, insomma, speriamo che quest'ultima partita possa venire come le altre. Abbiamo disputato un bel campionato quest'anno, con qualche battuta di arresto su qualche campo ostico come Ischia e Solofra, però qualche risultato insomma ci è venuto a favore nostro. Siamo stati bravi anche a battere Nola in casa e Cercola, che sono le due corazzate di questo campionato. Sicuramente anche il budget economico è stato a favore dei nolani, anche della squadra di Cercola, però noi facciamo il possibile per mantenere questo primato fino a fine del campionato insomma.
Adesso però parliamo un po' di Cavalluzzo, perché è un'importante stagione per la cestistica Benevento, ma una stagione da incorniciare anche per te, sei il top scorer comunque di questo campionato, una grande soddisfazione che comunque corona certamente tanti sacrifici. Sì, un anno soprattutto pieno di sacrifici, dal punto di vista personale non posso recriminare niente, anche vengo da una bella stagione, anche da una grande stagione, anche quella passata, insomma, e diciamo il merito, oltre ad essere merito mio, bisogna dire che anche il merito della squadra, che mette in condizione il giocatore top scorer, quello che sono io, di fare il meglio, insomma, di avere percentuali al tiro migliori e soprattutto di giocare bene in tutte le partite. Diciamo, mi ritengo abbastanza soddisfatto, soprattutto per alcune società che quest'anno non hanno creduto in me e io sto facendo rivedere in campo tutto quello che loro, diciamo, non hanno puntato su di me. Ok, dai, qua, forza, dai, vai, vai, vai. Sei gol!